A distanza di circa 5 anni dal decollo non solo virtuale, l'aeroporto di Comiso lancia l'SOS per svolgere finalmente quel ruolo di infrastruttura strategica del sud-est siciliano. Al suo capezzale accorrono la regione, le forze imprenditoriali, la Supercamera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa e gli enti locali. Convitato di pietra in questo contesto la SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, che con la sua presenza incombente ma spesso invisibile nelle quote di Soaco che gestisce Comiso, continua a proclamare sostegno e sinergia allo scalo comisano, sempre più emarginato però da rotte appetibili, compagnie aeree e quindi anche da passeggeri. L'ultimo vertice sul futuro del Pio La Torre si è svolto ieri pomeriggio a Comiso alla presenza, tra gli altri, dell'assessore alle infrastrutture Marco Falcone. Chiaro l'intendimento della regione, i soldi arriveranno solo se l'aeroporto presenterà un piano strategico in grado di farlo crescere. Ma in questo momento come si rilancia l'aeroporto? La ricetta del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha come ingredienti il coinvolgimento dei comuni iblei con l'apertura del 35% di quota pubblica di Soaco all'utenza dello scalo. È una strada percorribile? Secondo me è una cosa possibile, abbiamo il conforto di eminentissimi legali e proprio studiosi del diritto, erano presenti ieri al tavolo, come avrà potuto vedere, oltre all'avvocato Schumé anche il professore Emilio Castorina e l'avvocato Giampiero D'Alia, che sono espertissimi in diritto pubblico e anche in diritto societario, e quindi il fatto che loro ci dicano che ci possa essere una strada per aprire questo 35% all'immissione degli aiuti sostanziali degli altri comuni iblei o anche viciniori di seppure appartenenti ad altre province ci conforta grandemente, perché io l'ho detto da sempre, da soli non si va da nessuna parte, un territorio insieme riesce a fare la differenza. Naturalmente non chiediamo uno sforzo enorme a ciascun comune, chiediamo a ciascuno di essi uno sforzo fattibile e naturalmente proporzionato alle forze che ciascun comune ha. Una soluzione, quella della sindaca, che avrebbe il pregio di non passare dalle forche caudine di finanziamenti pubblici, spesso promessi e mai arrivati, e che potrebbe avere anche tempi celeri di attuazione. D'altra parte, l'idea della sindaca ha trovato riscontri favorevoli anche nel libero consorzio comunale, nei 12 comuni iblei e in alcuni comuni del Calatino, enti locali che hanno già beneficiato, in termini di presenze turistiche nei loro territori, dell'operatività, seppure al di sotto delle sue potenzialità, dell'aeroporto di Comiso.